EICMA 2024, ragazzi, vi porto a vedere le 20 moto da non perdere assolutamente in questa edizione. Ma prima di tutto passate dallo stand di moto.it al padiglione 22, dove c'è la prima protagonista della nostra rassegna. Sto parlando della Honda CRF 450 Rally RS Moto ed è proprio lei la moto con cui correrò quest'anno a partire da dicembre la Africa Eco Race, una moto speciale dotata di serbatoi anteriori e posteriori con una capacità di 30 litri per percorrere le lunghissime tappe nel deserto col potentissimo motore Honda 4,5 da quasi 60 cavalli. Ma lei è soltanto la prima protagonista, perché adesso andiamo a scoprire insieme le altre 19 moto da non perdere a EICMA 2024. Seconda moto della rassegna in ordine rigorosamente sparso è la Suzuki DRZ 4S versione enduro, SM versione motard. Un ritorno veramente fantastico da parte della costruttore giapponese con questa monocilindrica da enduro e supermotard spinta da un motore monocilindrico, ma non è un semplice rifacimento della DRZ 400. È una moto tutta nuova, telaio in acciaio, forcellone in alluminio e motore Euro 5 Plus da 38 cavalli a 8000 giri. Cresce tanto anche la parte elettronica con le mappe motore, l'ABS regolabile e addirittura il controllo di trazione. Eccolo il grande protagonista della nuova Fanti Caballero 500, parlo del motore bialbero realizzato in Italia, Bologna, da Minarelli. Cresce la potenza da 40 cavalli, siamo a 45 cavalli, ma è confermato il peso di 150 kg. E altra grande novità solo sulla versione Rally è la ruota anteriore da 21 pollici che gli appassionati di fuoristrada hanno tanto richiesto all'azienda di Treviso. Modifiche comuni anche alla Caballero 500 Scrambler, con tutta la parte elettronica rivista, compresi i blocchetti e la strumentazione. Non potete assolutamente mancare Yamaha, perché debutta la nuovissima Teneré 700. Il look non cambia completamente, però ci sono delle modifiche molto importanti, a partire dal fanale con i nuovi fari a LED e la Y in alluminio centrale che ricorda proprio il logo di Yamaha. Questa è la versione Rally, ma le modifiche sono comuni anche alla versione standard. Sono nuovi i convogliatori, il serbatoio ha un nuovo svaso per le ginocchia qui laterale e tutto il codino è stato rifatto a partire dalla zona centrale fino alla zona posteriore, molto più slanciata verso l'alto. Ma le modifiche principali riguardano poi la parte elettronica, che ha l'ABS settabile, e soprattutto arriva il ride by wire che porta con sé il controllo di trazione e anche due mappe motore. Venite con me adesso, vi porto in Benelli per vedere la TRK, la grande novità, la 902 Explorer. Bicilindrico parallelo da ben 100 cavalli e 8500 giri. Altre caratteristiche sono le ruote a raggi tubeless, il telaio a tralice in acciaio con forcellone in alluminio e è un design molto aggressivo con ovviamente tutti i fari a LED. Vi dicevo, sospensioni a lunga escursione e completamente regolabili. Ragazzi, non è una classifica sulla migliore moto del salone, però sicuramente la regina o una delle regine di EICMA 2024 è la nuovissima Panigale, insieme alla cugina Street Fighter, dotata del motore V2. Ducati volta pagina e fa debuttare su questa moto un motore bicilindrico a V di 90 gradi di 890 cc, leggerissimo ma forte, di 120 cavalli a 10.750 giri con 93 Nm di coppia. Tutta la ciclistica è inedita, col forcellone con questo alleggerimento molto importante centrale in alluminio e un'estetica che richiama la Panigale V4, ma con la differenza di un doppio scarico sotto codone. Questa è la V2S, ma si parte con la V2 e la V2 depotenziata, che hanno prezzi da 15.790 euro. Da Honda non si può assolutamente perdere la nuova Concept V3 con un compressore elettrico in mezzo ai cilindri. Abbiamo due cilindri anteriori, compressore elettrico che è una novità assoluta, e il cilindro posteriore. Non conosciamo ancora la cilindrata e la potenza, però vediamo un telaio a traliccio che prefigura già quella che potrebbe essere una versione naked. Honda ci ha confidato che il motore sta già girando al banco e sarà un motore montato su una serie completa di modelli che cominceremo a vedere a partire dall'anno prossimo. E adesso passiamo da CF Moto con la nuovissima 800 MTX, una moto maxi enduro bicilindrica da 91 cavalli col parafango alto, ruote da 21 pollici ovviamente all'anteriore a raggi e guardate che razza di serbatoio enorme che corre nella zona bassa per abbassare il baricentro con le sue moto da rally. C'è un rallista sopra, si segga pure lei, grazie. Serbatoio anche posteriore, strumentazione TFT e tanta elettronica. Sentiamo subito da Max Morri com'è l'ergonomia. Ma buona, ottima, mi piace molto l'ergonomia. Si metta in piedi per favore.
Guarda, son quasi snello su questa moto. Bellissimo. Questo è tutto da CF Moto, adesso passiamo alla prossima casa. Ciao! Da Kiwi arriva un'interessante proposta per il mondo rally, ma non solo per utilizzo agonistico, ma anche per utilizzo dual. Parliamo della TX450R, spinta da un motore monocilindrico da circa 40 cavalli a 8000 giri, collettore basso come sulle moto da rally proprio da corsa, protezioni in fibra di carbonio e sospensioni a lunga escursione. Per la forcella siamo a 280 mm. Per adesso è un prototipo, ma potrebbe arrivare presto sul mercato. BMW Motorrad è tornata a EICMA e guardate quanta gente c'è per vedere le tante novità. E poi, sorpresa, la BMW F450 GS, una mini GS ma neanche troppo mini, spinta da un potente motore bicilindrico 450 da 48 cavalli, quindi perfetto per la patente A2. Cerchi tubeless per la massima sicurezza da 19 pollici davanti, 17 dietro, frenata Brembo e un design molto compatto col fanale che richiama immediatamente quello della GS1003. Proseguendo troviamo un telaio a traliccio in acciaio con dettaglio molto da fuoristrada, il telaietto posteriore scomponibile. Tantissime novità anche allo stand Moto Morini, con l'Escape che cresce di cilindrata, arriva a 700, con la Morini 3,5, ma quella che ci ha colpito tantissimo è anche la Corsaro GT, che si affianca alle versioni sportiva e naked. È una crossover con le ruote da 17 pollici e un interessante motore bicilindrico a V di 750 cc, forte di 96 cavalli. Costruzione mista per il telaio in tubi di acciaio, con la parte superiore in alluminio, e in alluminio è anche il forcellone. Interessante proposta da Royal Enfield, perché arriva l'Anti Bonneville con questa Bear 650. Motore bicilindrico, fronte marcia, raffreddato ad aria ma anche a olio, vedete qua il radiatore, forcella a steli rovesciati, ruote a raggi per una potenza di 47 cavalli e mezzo. Dietro abbiamo i classici ammortizzatori a molla e lo scarico che corre basso. Finiture tipiche da moto inglese, molto curate, e un prezzo di attacco che parte da 7.300 euro. Il numero 27 a EICMA vuol dire una sola cosa: Casey Stoner. E questa è la moto che Beta, l'italianissima Beta, ha realizzato per lui. È una 350 due tempi, monocilindrica, dotata di un motore potentissimo con una doppia candela di accensione per dare una risposta ancora più pronta, quasi da quattro tempi, ai bassi regimi. Flat track è una moto quindi con ruote diverse rispetto al classico enduro supermotard per correre sui circuiti in terra battuta, ed è la moto con cui Casey correrà proprio qua a EICMA 2024. E se il 27 vuol dire Stoner, RC vuol dire Ricky Carmichael, per una moto che ha sviluppato proprio il campione americano. Parliamo della nuovissima Triumph da motocross TF450 RC, dotata di un potentissimo motore monocilindrico, monoalbero, e poi confermato il telaio della 250, telaio completamente in alluminio per questo debutto sensazionale nel mondo del motocross. E dalle moto da cross l'anno prossimo sono attese anche le due versioni da enduro. Bimota dal 2025 correrà nel mondiale Superbike, e queste sono le moto in versione stradale, soltanto 125 unità, ma con la tipica costruzione che soltanto Bimota sa fare. Quindi telaio a traliccio in acciaio e guardate le piastre laterali in alluminio, pezzi ricavati dal pieno, sono esecuzioni meccaniche veramente favolose. Tutto il resto in fibra di carbonio, poi c'è il motore 4 cilindri Kawasaki da 200 cavalli a 13.600 giri. Curatissima anche l'aerodinamica, questa vi ricordo è la versione stradale con le alette in carbonio, ma poi proseguendo possiamo vedere altri dettagli costruttivi incredibili come la piastra di sterzo con l'ammortizzatore di sterzo qui sopra, la cover del serbatoio in fibra di carbonio e tutto il codone, compreso il portatarga, realizzati nello stesso pregiato materiale. La Cina adesso punta anche sulle superbike e comincia QJ con questa cattivissima SRK 1000, spinta da un motore 4 cilindri da 160 cavalli. Particolare anche il design, che trae ispirazione dal mondo Ducati, sia nel frontale ma soprattutto nel codone con le prese d'aria e il doppio scarico sotto codone. Impressionante anche il forcellone monobraccio in alluminio. Da non perdere EICMA, stand Aprilia, la nuova Touareg 660 in versione rally. L'aspettavamo da tanto, questa è la versione che ho provato in pista insieme a Jacopo Cerutti, e finalmente arriva la moto standard in vendita. Sembra sempre lei, ma cambia in modo significativo a partire dall'estetica col parafango alto e anche tutto il frontale ridisegnato da Aprilia. Ma poi ci sono modifiche sostanziali nei cerchi anodizzati color oro, che sono più leggeri, sospensioni
riviste all'interno per avere un'idraulica con più sostegno e anche il motore ha un nuovo corpo farfallato per dare una risposta più pronta. Ultima modifica molto importante per la guida in fuoristrada è l'ergonomia rivista con un manubrio ancora più alto. Rodolfo Frascoli è stato lui a mettere mano a questa novità della Mondial, una bicilindrica 450, si chiama MAD come fango, 452, ha circa 48 cavalli, 175 kg, è un'offerta nel mondo adventure, ovviamente non racing, ma con tanta autonomia a partire dal serbatoio in plastica che corre fino alla parte bassa e ha questa caratteristica dello slider in plastica, al posto dei tubi in metallo. Se scivolate si cambia solo lo slider. Poi forcellone in alluminio e un'elettronica già piuttosto importante perché abbiamo anche la strumentazione TFT e soprattutto importante il prezzo perché si parte da 6.390 euro. Moto.it non si dimentica dei giovani e dedicata a voi c'è la moto forse più amata in Italia dei sedicenni. Parlo della TM Moto 125, questa è la versione supermotard. E ragazzi, la cosa più importante è che il 125 ha un motore tutto nuovo che ha debuttato sulla moto da cross, che è disponibile sia col carburatore che iniezione. Sulla versione supermotard e enduro invece c'è l'iniezione con mappature dedicate e si parla di un motore che nella configurazione racing da motocross o supermotard uso pista supera i 40 cavalli. È nuova la culla inferiore, mentre troviamo confermato l'ottimo telaio in alluminio. In alluminio come il forcellone e poi ci sono i soliti dettagli curatissimi da parte dell'ATM. Vediamo ad esempio la forcella Kayaba con la pinza Brembo ad attacco radiale e guardate il piedino della forcella ricavato dal pieno. Girando sull'altro lato della moto troviamo altri dettagli curatissimi come la pancia dello scarico, l'espansione Scalvini e poi guardate addirittura la finezza di certe costruzioni come il carter laterale alettato per migliorare il raffreddamento. Questa è una delle moto italiane più belle per i sedicenni qua a EICMA. Ed eccoci anche in Kawasaki, non poteva mancare dalla nostra rassegna con questo bellissimo box di legno. Ma cosa c'è qua dentro? Vediamo un'indicazione, KLE, Kawasaki fa un po' la misteriosa quest'anno, ma qualcosa lascia vedere. Ecco l'anteriore con un singolo disco, forcella a steli rovesciati e ruota da 21 pollici, il classico 90-90-21. E là sotto capiamo altri dettagli, c'è un motore con due collettori, quindi un bicilindrico parallelo e questo vuol dire KLE 500. La moto adesso è in questo cubo, venite a vederla, qualcosa si capisce e arriverà sicuramente nel corso del 2025 KLE 500. Gli appassionati la volevano e KTM li ha accontentati. Parlo della KTM 390 Adventure che finalmente riceve l'anteriore da 21 pollici, perfetto per i percorsi fuoristradistici più impegnativi, ovviamente associato alle ruote a raggi. Al posteriore abbiamo un 18 pollici, ma anche tutta la carenatura è rivista e c'è un frontale ispirato alle 450 da rally, le moto che corrono la Dakar. Motore confermato il monocilindrico KTM 390 cc da circa 44 cavalli. Tra le caratteristiche troviamo poi la ciclistica con il nuovo telaio a traliccio e il forcellone sotto il quale c'è lo scarico e anche questa è una novità, abbiamo uno scarico sottomotore su una moto Adventure. Ecco, queste sono le 20 novità da non perdere a EICMA 2024, ma saranno state veramente 20 o ho sbagliato il conto? Questo fatemelo sapere voi nei commenti e soprattutto diteci se abbiamo perso qualcosa, perché correremo per farvi vedere le altre novità di questa fantastica fiera. Un'edizione dei record con tantissimi modelli nuovi e tantissima voglia di stupire da parte delle case. Vi aspetto a Milano EICMA 2024.